Fausto Cristofari, segretario di Rifondazione Comunista di Torino. Guerra tra Ucraina e Russia. Coinvolge l'Europa, coinvolge centinaia di milioni di persone. Ma queste persone non decidono e sembra surreale il susseguirsi di dichiarazioni. Cosa ci può dire? Sì, è assolutamente così. Infatti il nostro obiettivo è far sentire la voce anche della popolazione. Ovviamente ci rendiamo conto che è un compito abbastanza difficile vista la propaganda che sta girando in questo periodo, quindi far sentire la voce dei popoli contro la guerra, contro lo scadimento nel conflitto armato. Riteniamo che il conflitto in Ucraina si debba risolvere a partire dalla neutralità dell'Ucraina. Siamo contrari a qualunque coinvolgimento di truppe, mezzi e risorse da parte dell'Italia e riteniamo anzi che questo conflitto, che rischia di essere innescato anche dal tentativo di espansione della NATO, sia assolutamente ingiustificato, perché noi siamo per l'uscita dell'Italia dalla NATO, riteniamo che l'alleanza della NATO sia assolutamente anacronistica e non più giustificata e quindi puntiamo a costruire una mobilitazione permanente contro la guerra. A partire da oggi, ma ci sono già state iniziative in precedenza, ricordando anche che sabato prossimo, il 26, ci sarà l'iniziativa nazionale gestita localmente, indetta dalla rete Peace Link, a cui noi aderiamo, e quindi la necessità di un movimento contro la guerra in termini generali, contro l'imperialismo, e ci auguriamo che questo possa essere un primo momento di un movimento in espansione. Grazie. A voi.